Buongiorno a tutti e come ogni mercoledì ci vediamo a Peschiera del Garda per un altro approfondimento storico. Oggi ci troviamo alla tabella numero 5, siamo a Piazza Ferdinando di Savoia. Vi ricordo innanzitutto che potete trovare questi video ogni mercoledì sulla pagina Facebook Tourism Peschiera e poi che avete la possibilità di noleggiare le audioguide all'info point a Peschiera del Garda. È un servizio in 4 lingue, quindi italiano, tedesco, inglese e nostro fantastico dialetto veneto, e vi daremo una mappa con la quale potrete seguire i punti di maggiore interesse qua a Peschiera del Garda ed ascoltare in autonomia e tranquillità la nostra storia, sorseggiando un drink, mangiando gelato o facendo una passeggiata. Comunque torniamo a noi, siamo a Piazza Ferdinando di Savoia. Questa piazza fino a qualche anno fa si chiamava Piazza d'Armi, da noi è conosciuta così, e durante il periodo scaligero qua era una darsena, quindi un porticciolo dove arrivavano e sostavano le navi. Poi quando si decise di collegare la fortezza e quindi di chiuderla, questo porto viene svuotato, viene riempito e viene creata una piazza per manovre ed esercitazioni militari, da lì il nome Piazza delle Armi. Questo è uno dei luoghi strategici militari perché qua si addestravano le truppe, quindi qua erano presenti sempre i militari. È un luogo, è una piazza ad oggi molto importante, nel senso che da quando è stata rinnovata si è voluto riportare un po' lo spirito del ritrovo delle persone, dell'incontro delle persone qua, perché un tempo, avendo la chiesa di San Martino, poi la andremo a vedere, dopo le funzioni religiose la gente si fermava qua a chiacchierare e a passeggiare nella piazza. Quindi quando hanno rinnovato, hanno rifatto questa piazza, hanno voluto riportare questa usanza che ormai si era un po' persa. Infatti adesso, come potete notare, ci sono tanti localini, tanti bar, tanti ristoranti, negozietti dove potete passare un bel momento con i vostri cari o con i vostri amici. Questa piazza è sede di edifici storici importantissimi. Abbiamo la Rocca Asburgica, che è una caserma di origine militare, dove al centro si trova l'entrata del Castello Scaligero di Peschiera, che è la Rocchetta. Speriamo che presto sarà possibile visitarlo, perché è splendido insomma all'interno e poi è una gran parte della nostra storia. E poi in questa piazza troviamo un altro edificio a me molto a cuore, che è la caserma 30 Maggio. La caserma 30 Maggio è un edificio costruito dagli austriaci nel 1866. All'inizio è nato come ospedale militare, dato che stavano accadendo molte battaglie, si aveva bisogno di un centro di cura vicino, però poi negli anni ha avuto diverse funzioni fino ad arrivare ad essere il carcere militare di Peschiera del Garda. Un'altra cosa, questo edificio prende il nome dalla data in cui nel 30 maggio 1848 ci fu la resa degli austriaci ai piemontesi, quindi la fortezza viene ceduta e da lì prende il nome questo edificio. Comunque il carcere 30 maggio è stato un edificio importante per tutta l'Italia, perché insomma ne avevamo solo due in Italia: al nord era presente Peschiera e al sud era presente Gaeta. Chi stava all'interno di questo edificio? Allora, fino agli anni 80 praticamente chi si rifiutava di svolgere il servizio di leva militare obbligatoria, quindi la NAIA, veniva rinchiuso in carcere per un periodo che poteva essere una settimana fino a 6 mesi, e chi erano soprattutto testimoni di Geova ed obiettori di coscienza che si rifiutavano insomma di svolgere il militare. Poi quando cambiò un po' la legge, con la legge Andreotti, all'interno di questo carcere venivano rinchiusi praticamente tutti i ragazzi che stavano svolgendo il servizio militare ma che avevano combinato qualche, come la chiamo io, marachella, niente di grave. E poi divenne invece il luogo di reclusione per grandi cariche, alte cariche delle forze dell'ordine che avevano commesso qualche reato molto più grave. Tra i personaggi importanti che abbiamo avuto all'interno ricordiamo i fratelli Savi della banda della Uno Bianca, che sono di Bologna e come potete sapere sono stati dei poliziotti. Due di loro erano poliziotti, quindi due di loro erano qua, mentre il terzo era in un carcere normale, che hanno commesso degli omicidi, soprattutto ad altri poliziotti, quindi veramente dei personaggi pericolosi. Questo carcere è un carcere a prova di bomba, le sue mura vanno da 1,5 a 3 metri di spessore e soprattutto era molto difficile scappare da questo carcere, quindi era considerato un carcere di massima sicurezza.
Guardate che bella questa mappa di Peschiera del Garda. Da qua possiamo vedere la forma pentagonale che ha Peschiera dall'alto, quindi la nostra fortezza veneziana. Questa mappa, tra l'altro, ha un nuovo servizio: abbiamo delle monetine con incisa questa mappa che potete acquistare presso l'Info Point di Peschiera, che è un bellissimo souvenir e particolarissimo. Quindi, se volete, c'è anche la possibilità di averla sempre con voi, questa splendida mappa di Peschiera del Garda. Qua ci troviamo a fianco alla chiesa di San Martino, che è sempre situata in piazza Ferdinando di Savoia ed è la nostra chiesa del centro storico. È una chiesa che è stata costruita tra il 1930 e il 1933 da Don Giuseppe Lenotti e la nuova facciata rimane uguale fino ai giorni nostri. Pensate che la chiesa sorge sulle rovine del Tempio di Giove. Proprio a fianco alla chiesa troviamo dei resti romani, una piccola area archeologica. Praticamente sono dei resti, nella parte centrale c'è una cloaca, quindi un condotto di raccolta liquidi tipico del periodo romano, e gli altri sono dei piccoli spazietti empori, quindi possiamo considerare questa zona un negozietto di un commerciante della zona dove la gente poteva acquistare qualsiasi cosa prima del loro viaggio. Con questa bellissima vista sugli scavi romani di Peschiera, che sono datati dal primo al terzo secolo d.C., vi saluto e vi aspetto settimana prossima per la sesta pillola, il sesto approfondimento storico, che sarà il quartiere militare asburgico. Vi auguro una buona giornata e una buona settimana.